Amici di Obiettivo Calciatore, bentornati a Football Focus. Oggi, grazie a un campione del passato come Luis Nazario da Lima Ronaldo e ad un campione del presente, CR7 del Real Madrid, andiamo a vedere una caratteristica fondamentale nel gioco del calcio, ovvero il doppio passo e un prerequisito che bisogna padroneggiare per effettuare questo trick al meglio, ovvero il dominio del pallone. Il doppio passo sarà fine a se stesso se non avrete un dominio del pallone efficace, per cui l'esercizio che consigliamo è quello di posizionarsi su una linea di gesso laterale tracciata sul campo e di condurre il pallone con tutte le parti del piede proprio su questa linea, facendo attenzione che la sfera non vada a destra o a sinistra della linea tracciata. Dopodiché potremo inserire le finte come il doppio passo, che sarà un esercizio sul quale dovremo allenarci attentamente perché è uno dei trick migliori per saltare l'uomo in dribbling. Far passare la palla sopra la gamba non è sufficiente per eseguire un doppio passo efficace. Quello che infatti bisogna fare è spostare il peso sulla gamba che sta eseguendo la finta in modo da ingannare l'avversario, facendogli fare un movimento dalla parte opposta. La velocità di gamba, che era una delle armi segrete del fenomeno, è chiaramente una caratteristica che si può allenare grazie alla ripetizione, che renderà sempre più fluido il gesto tecnico, e ad appositi esercizi di rapidità. Andiamo ora a vedere delle varianti del doppio passo. Prima abbiamo visto nell'esercizio come è importante allenare la suola. Ecco perché. Guardate questo trick. Suolata, palla sotto alla gamba che fa la finta e via. Dribbling secco. Come abbiamo visto in precedenza, infatti, il dominio del pallone in tutte le sue forme, quindi con la punta del piede, con l'interno, con l'esterno e con la suola, è un prerequisito fondamentale per eseguire un doppio passo o un qualsiasi dribbling efficace. La dimostrazione è anche CR7, il nuovo fenomeno che ha questa grandissima capacità di dominio e controllo del pallone che gli consente di essere uno dei migliori dribblatori del mondo. Come vedete, anche CR7 utilizza molto la suola come dominio del pallone prima di approcciare ad un dribbling decisivo. Allenatevi molto dunque su questi aspetti: dominio del pallone, controllo di suola e doppio passo. Ricordatevi sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci sul sito www.obiettivocalciatore.com. Alla prossima!